l'inaugurazione di Casa Marchitto, un restauro che ha consegnato alla sua comunità un sito che meritava di essere risaltato. Sì, un sito di grande importanza a cui la comunità era molto legata. Ho memoria di interventi da parte del volontariato locale che, avendo avuto concessione dall'Ordine dei Frati Minori di rivitalizzare questa struttura, si era impegnata fortemente, ma purtroppo senza risorse, quindi un progetto ambizioso, lodevole sotto il profilo culturale, il profilo sociale, ma destinato inevitabilmente a fallire a causa di mancanza di risorse. Noi siamo stati molto attenti, abbiamo ricevuto questo segnale dalla comunità, ci siamo impegnati affinché questo segnale noi lo potessimo tradurre in risultati concreti. E vive Dio, ci siamo riusciti con la soddisfazione di tutti i nostri cittadini, perché oggi io veramente non ho mai avuto un riscontro così forte su delle iniziative cantierate nella mia amministrazione. Questa volta la gente la sento vicina, la sento grata, perché abbiamo restituito uno spazio che ci consentirà di avere aggregazione, di promuovere cultura, eventi, di crescere culturalmente. Ecco, questo appunto, fino ad ottobre ci sarà questa mostra visitabile di Cascello che vale la pena di visitare, però ci chiedevamo quale sarà la destinazione d'uso proprio di questo sito ottocentesco. Sì, la gente è preoccupata, anzi la ringrazio per questa domanda, perché teme che questa struttura sia svenduta, quindi la forza commerciale possa snaturare la bontà del nostro progetto, le finalità che noi ci eravamo prefisse. Quindi rassicuro la mia comunità, questa struttura sarà una struttura di eccellenza che avrà la finalità di aggregarsi la comunità, ma di far crescere soprattutto la comunità attraverso la candidatura di eventi che non mirano, diciamo, a lucrare sul piano commerciale, ma mirano a lucrare sul piano intellettuale, sul piano culturale. Siamo qui per una inaugurazione molto importante che segnerà la storia di questo centro Puglianello, un restauro seguito dall'amministrazione ma soprattutto dalla sovrintendenza. Ma noi con interesse e piacere l'abbiamo seguito come partner di questo lungo percorso che inizia nel lontano 86, quando la sovrintendenza appunto comunicò questo provvedimento di riconoscimento dell'interesse culturale, e siamo estremamente soddisfatti del percorso che è arrivato alla fine di una tappa, ma che adesso si appresta ad iniziare un'altra, che è quella della valorizzazione, quella del mantenimento in vita di ciò che purtroppo non era assolutamente né visibile né fruibile. Ne parlavamo anche con il sindaco, la comunità discute in queste ore, vuole capire qual è la reale destinazione di questo sito. È stata riconsegnata alla comunità un'opera ottocentesca che parla della storia di questo territorio, quindi per cercare di capire e di rassicurare la comunità, quale sarà l'uso di questo sito storico? Ma io credo che per l'uso certamente il principale è quello che favorisce un po' il bene, quelle di eventi culturali che coinvolgono la collettività, ma soprattutto anche quelle associazioni che possono garantire un supporto a un ente che non sempre ha risorse economiche e umane tali appunto da gestirlo. Però siamo anche ben disposti a valutare delle proposte che siano compatibili con la conservazione, quindi affrontare questo argomento senza rimanerne terrorizzati. Mostra opere 1993-2016 a cura di Massimo Bignardi, ma anche di Ferdinando Creta, Angelo Cascello in primo piano, per un evento inaugurale che tra l'altro ha un significato doppio per Puglianello. Sì, sicuramente un significato doppio, il recupero di un complesso straordinario, interessante, a parte il fatto che è stato eseguito magistralmente da una ditta che si sta facendo onore negli ultimi tempi sul nostro territorio, con l'intervento attento, sicuro, deciso della sovrintendenza di Caserta e Benevento, ma perché no, un discorso sulla cultura che ha una sua valenza in questo territorio, su questa comunità, Angelo Cascello, la mostra dedicata ad Angelo Cascello, 93-2016. Angelo Cascello, non è casuale la scelta di Angelo Cascello per una mostra per inaugurare un manufatto settecentesco. Angelo Cascello dialoga con questo territorio e con questa comunità da tempo. Già nel 99 l'amministrazione comunale commissionò all'artista una straordinaria opera monumentale sulla piazza antistante il municipio, che è un fiore per Puglianello, un'opera che
ha avuto un successo straordinario a livello nazionale e internazionale e pubblicato un po' tutti i cataloghi, diciamo che entra a far parte della storia dell'arte contemporanea, e per una piccola comunità come Pugliarelle entrare nella storia dell'arte contemporanea è sicuramente una cosa interessante. Abbiamo scelto Ancelle Guascello perché volevamo documentare tutto un percorso. Le opere del 93 al 96 rappresentano anche questa sua capacità di essere interprete felice di un territorio, quello mediterraneo, quello del sud, ma che non è un territorio di secondo piano, ma un territorio con la sua capacità di esprimere emozioni, di esprimere cultura, di essere contemporanea e presente per una prospettiva anche futura. Devo dire che l'artista, al di là della qualità di questa mostra, infatti sono presenti 27 carte, 70-100 distribuite su 4 sale di Casa Marchitto, più 3 sculture maestose, una che è da ammirare sul piazzale antistante casa, un'altra sul terrazzo e un'altra all'interno della casa. Io ritengo che l'amministrazione abbia fatto una straordinaria scelta nel immaginare che l'inaugurazione di Casa Marchitto fosse vedesse come momento saliente la mostra di Angelo, e anche perché può essere, essendo un grande maestro che ha fatto biennale, quadriennale, biennale d'arte sacra, ha esposto in tanti musei internazionali, fino anche in Cina, giusto per dire, perché potrebbe essere anche l'apripista per una serie di iniziative di respiro non locale, ma di respiro nazionale e internazionale. Un scultore e pittore nato a Scafati del Salernitano, abbiamo visto e sentito tante motivazioni per essere qui a Puglianello per visitare questa mostra, ma ricordiamo quando c'è possibilità di visitarla, fino ad ottobre? Fino al 30 ottobre, mattinata con una richiesta di appuntamento, nel pomeriggio dalle 18 alle 21, e non solo. Io ritengo che va aggiunto un altro discorso: Cascello può essere visitato non solo a Puglianello, perché c'è tutto un percorso di opere ambiente di Angelo Cascello su tutto il territorio beneventano. Infatti è presente, come io dicevo prima, questa scultura è in piazza Municipio, è presente una scultura in Vitulano, è presente una scultura nella caserma dei Vigili del Fuoco di Talese, straordinaria, è presente una serie di sculture davanti al MEG di Solopaca. Quindi Angelo è uno che è felice interprete non solo di Puglianello ma del territorio sannita. Angelo Cascello, opere 1993-2016, che cosa vedremo qui a Puglianello? Vedremo una raccolta di opere pittoriche che indicano un percorso della mia ricerca, più una serie di sculture che sono degli anni 93-2007, quindi diciamo è un itinerario abbastanza eterogeneo di quanto è la mia ricerca sia in pittura che in scultura. Le sue opere però sono presenti e già disseminate nel Sannio. Sono praticamente diventato un sannita, perché da Puglianello che c'è questo monumento ai caduti che è un fiore per Puglianello, fino alle opere che stanno nei giardini della Rocca dei Lettori, ma anche nella caserma dei Vigili del Fuoco di Terese, e quindi anche questo bel lavoro che avevo preparato per il museo di Solopaca. Forse sono andate altre cose che adesso non ricordo, ma sono praticamente diventato un sannita. Ecco, lei in anteprima ha visto quella che è la Casa Marchitto, che stasera viene inaugurata e consegnata alla comunità. Cosa ne pensa di questo sito storico? Io penso che sia stato fatto un lavoro straordinario di recupero, e non solo, ma anche del giardino. Quindi questa comunità avrà una duplice possibilità di avere un luogo dove poi la cultura può in qualche modo essere una cosa ordinaria per i giovani soprattutto, ma anche per le persone di una certa età, e può essere anche un luogo di svago ma anche di incontro con questo bellissimo e straordinario giardino che è stato recuperato dalla collettività. Penso che sia una cosa bella, molto bella. Una struttura dell'Ottocento che all'inizio del 1900 è stata acquistata da un maresciallo in pensione, un certo Edoardo Macario, che è arrivato a Puglianello in qualità di fattore dei principi Ravaschiri, proprietario del contiguo castello baronale. Quindi una storia questa interessante e intrigante, che ci fa capire poi il percorso, l'evoluzione della proprietà di questa struttura.
il Magari era una persona molto attenta, quindi per essere un maresciallo in pensione molto meticolosa, ebbe la fortuna di sposare una donna borghese, acquistò questa struttura, però nel 1916 rimase vedovo e quindi condusse una vita isolata all'interno di questo complesso, quindi una vita austera, austera sotto il profilo economico, ma anche sotto il profilo delle relazioni sociali. E la cosa alimentò un po' la fantasia popolare, si ritenne che questo comportamento e questa parsimonia sua particolare nella spesa avesse determinato l'accumulo di una ingente somma, di una fortuna. La fantasia popolare purtroppo è sfociata in un evento spiacevole. Per mano di un forestiero, una mattina del febbraio del 1916, il Magario fu assassinato. Durante questo assassinio il malvivente si vide scoperto e impossibilitato a fuggire, a sua volta si suicidò. Quindi una storia drammatica che però portò dopo 2 anni questa struttura ad essere immessa sul mercato e un nostro facoltoso concittadino all'estero decise di acquistarla e di affidarla ad una procuratrice, Orsola Marchetto, da cui il nome di Casa Marchetto. Quindi la Marchetto era una procuratrice di questa struttura, ma all'interno di questa procura c'era una disposizione ben precisa: alla sua morte avrebbe dovuto donarla all'Ordine dei Frati Minori di Napoli con precise disposizioni. Questo avvenne, l'Ordine dei Frati Minori di Napoli, per ragioni territoriali di distanza, affidò questa struttura all'Ordine dei Frati di Benevento. Benevento a sua volta la affidò al convento di Faicchio e qui venne una persona simpaticissima, amata da tutti fino agli anni 80, Fra Felice, quindi i cittadini di Pugliarello lo ricorderanno. Dopo la morte di Fra Felice questa struttura cadde in un abbandono assoluto, quindi sterpi, precarietà nella struttura, ricovero di animali di ogni genere. Devo trovare uno spazio per ringraziare un'associazione di volontariato di Puglianello che negli anni 90, nel 94, decise di impegnarsi nella direzione di restituire un minimo di dignità a questa struttura. Ringrazio oggi per loro il lavoro che hanno fatto, il lavoro importante non per i risultati raggiunti, perché c'era penuria di mezza, carenza assoluta di mezzo, quindi il tutto si fondava sul volontariato, ma un segnale importante perché l'amministrazione capì che la nostra comunità guardava questa struttura, aveva voglia di ridarle una dignità. Questo segnale noi come amministrazione lo abbiamo memorizzato e quando si sono verificate le condizioni attraverso il PSR 2007-2013 abbiamo stilato un compromesso, ha avuto una procedura a volte anche un poco particolare con l'Ordine dei Frati, i quali premevano giustamente affinché si definisse l'iter procedurale, però alla fine siamo arrivati all'acquisto, abbiamo candidato questa struttura ad un finanziamento regionale con la misura 322. Siamo riusciti ad avere un decreto di finanziamento e siamo riusciti a rendere questa struttura semplicemente meravigliosa. Quando dico una struttura semplicemente meravigliosa voglio sottolineare un aspetto: un grande risultato non importa mai la firma di un solo protagonista, io di questo ne sono convinto. E in primis ringrazio tutti i miei collaboratori politici, i miei 2 assessori, il vice sindaco, il presidente del consiglio, i consiglieri comunali sia di maggioranza che di minoranza, dove su questa struttura abbiamo avuto una grande sintesi politica. C'era una leggera divergenza con la minoranza sulle finalità da assegnare a questa struttura. L'augurio che voglio fare a questa comunità è che possa coltivare il sogno di rivedervi ancora così numerosi nei prossimi anni per far sì che questa struttura, unitamente ad altro, quale la Cappella di San Rocco, che da qui a un mese noi andremo a ristrutturare, quindi un altro obiettivo raggiunto, queste due strutture dialogano fortemente con il Castello Baronale qui vicino. Abbiamo il dovere di mettere questo triangolo di eccellenza a sistema. Il mio impegno, la mia rassicurazione è che ci saranno grossi sforzi in quella direzione. Saremo
vigili e attenti affinché si possa chiudere, diciamo, questo sistema virtuoso, perché siamo convinti che se all'interno di questo sistema caleremo contenuti di qualità, sapremo veramente determinare un percorso di eccellenza che saprà determinare un momento di vera crescita e di vero sviluppo. È una gioia per la comunità, qui viene consegnata un'opera importante, però io voglio testimoniare la gioia di un sindaco che proprio in questi momenti, in pochi momenti, viene ripagato del lavoro, del sacrificio, dell'ingratitudine, delle chiacchiere, delle critiche, delle responsabilità. Quindi è un momento anche per chi amministra con passione, con amore il proprio paese, la propria comunità, è il momento in cui riesce ad avere una carica per andare avanti. Queste sono le cose belle che capitano a chi ha la grande fortuna e il grande privilegio di servire la propria comunità. Detto questo, ovviamente si parla molto di fondi europei che non si spendono, e quando si spendono, che si spendono male. Qua è l'esempio invece di quando i fondi si spendono e si spendono bene. Questa è un'opera importante, un recupero importante, che non è un'opera pubblica così. Questa migliora significativamente e fortemente la qualità della vita di un piccolo comune. Immaginate non tanto il palazzo, ma quando il giardino, la villa comunale, che cosa può rappresentare per i bambini, per le famiglie, quindi aumenta la qualità della vita e consegna la possibilità a un servizio, anche un piccolo comune, queste cose a cui sono abituati nelle città e nelle città del nord. Questi sono fondi dell'agricoltura, del mondo rurale, a cui l'Europa dà grande attenzione e che dobbiamo sempre spendere bene. Il mondo rurale deve vivere, deve continuare a vivere, deve avere investimenti, e debbono essere investimenti posti nella giusta attenzione e utilizzati soprattutto bene. Io non la voglio fare lunga, la mia resta una testimonianza non tanto per stasera, ma di disponibilità verso il territorio, verso i colleghi sindaci, per quello che possiamo fare insieme. E dico anche, aggiungendo a quanto diceva prima il rappresentante della provincia, collega sindaco anche, vedete, ogni paese recupera, ogni paese ha un orgoglio locale, ma da soli non andiamo da nessuna parte. Se non facciamo sistema, se non ci mettiamo insieme, sono perle senza filo, quindi non hanno valore. Quindi l'invito ai colleghi sindaci in questo territorio meraviglioso di mettersi insieme e di fare insieme alla regione, alla provincia, alle comunità cose belle, perché con le cose belle si riesce anche ad avere un futuro per le nostre comunità e per le future generazioni e per i nostri figli, dove devono trovare nelle nostre comunità la possibilità di restare. Quindi auguri a tutti e complimenti ancora sindaco. Grazie. Sono stato a Puglianello per la prima volta pochi mesi fa, io ho fatto la predicazione per San Biagio e adesso mi ritrovo, non ero ministro provinciale, mi ritrovo qui questa sera in rappresentanza di tutti i frati minori del Sannio e dell'Irpinia per la prima volta in questo luogo, e anch'io i miei complimenti per la valorizzazione di questo edificio, soprattutto perché conserva ancora viva la memoria del francescanesimo, dei frati che sono stati presenti qui, ci sono i segni, ecco, del nostro carisma francescano. E pensavo prima, dopo le parole del signor sindaco, che ecco, San Francesco ha iniziato la sua storia, ecco, vocazionale proprio con un invito del Signore: va, ripara la mia casa che come vedi è rovina. Francesco ha interpretato quell'invito con restaurare concretamente delle chiese, poi ha capito che quell'invito era a restaurare la comunità attraverso l'impegno di una fraternità vissuta nella logica del Vangelo. Allora penso che sia anche questo l'augurio, ecco, che posso fare, anche la preghiera, che davvero questo restauro, ecco, questa restituzione di questa casa alla comunità possa essere sempre più occasione per crescere nella fraternità e nella comunione. Ma io vorrei ringraziare il sindaco perché in realtà mi ha concesso la possibilità di affrontare uno spaccato degli ultimi 35 anni della mia esperienza in soprintendenza, perché voi sapete, anzi gli amministratori sanno sicuramente, che questo è un problema che nasce negli anni 80, quando la soprintendenza decise appunto di riconoscere l'interesse di questa struttura. E se non ricordo male, fu un suo predecessore, che forse si chiamava Mongillo, sì, che avviò, grazie appunto all'appoggio della sua giunta, l'acquisizione al patrimonio comunale di questa struttura. Cominciamo un po' ad appassionarci al recupero di questo bene.
un recupero che, ahimè, io non ho potuto vivere da funzionario. Ovviamente conosco la Valle dell'Esina perché ho avuto la fiducia del mio sovrintendente che mi incaricò di seguirla, ma quando poi lasciai nel 2010 la sovrintendenza di Caserta per un incarico dirigenziale, purtroppo Casa Marchitto ancora non aveva ricevuto quelle opere e quelle attenzioni che oggi possiamo apprezzare. Allora dico questo, che in effetti pare che il presente non esista, perché nel momento in cui noi decidiamo di fissarlo da un punto di vista temporale ci accorgiamo che è già passato. Allora è passato tutto ciò che è stato fatto 30 anni fa, ma è passato probabilmente anche ciò che ci stiamo dicendo questa sera. Allora il futuro qual è? Il futuro certamente sta nella valorizzazione, sta nell'utilizzo del bene, sta nella manutenzione, sta nella fruibilità che la collettività può godere nel momento in cui questo bene viene consegnato alla collettività. Di questo ovviamente io faccio un merito e un encomio al sindaco, perché ha assunto un atteggiamento non conflittuale ma di estrema collaborazione, cioè ha ritenuto che forse avere a che fare con una sovrintendenza che magari tutti considerano come il censore di turno che impedisce di fare qualunque cosa, invece ha deciso di rapportarsi traendone, secondo me, qualche beneficio da un punto di vista di quella collaborazione che i funzionari della sovrintendenza, e molti dei quali sono anche presenti qui, ma permettetemi di ringraziarli, di nominarlo soltanto perché l'architetto Leva, che ha seguito in maniera molto presente su questo cantiere, lo stesso geometra Sebastianelli, che nonostante sia in quiescenza, comunque le sorti di questo fabbricato lo conosce molto bene. Ebbene, qual è stato il ruolo della sovrintendenza? È quello di porsi, diciamo, non nei confronti di un rapporto del bene rispetto all'eccellenza del patrimonio che caratterizza il nostro territorio, ma ha puntato moltissimo sul valore identitario del bene, cioè noi abbiamo puntato tanto su quello che il bene poteva trasmettere a chi lo utilizzerà nel futuro. Ed è un bene che completa le sue valenze sia da un punto di vista architettonico ma anche da un punto di vista paesaggistico, da un punto di vista del rapporto con le emergenze monumentali della stessa Puglianello. Allora io credo che il merito soprattutto di questo recupero sia soprattutto questo. Allora la possibilità e l'onore di vedervi qui presente per me è veramente motivo di grande soddisfazione. Allora eventi come questi credo che siano importanti soprattutto per coinvolgere la collettività e comprendere ancora di più che non basta recuperare ma basta anche sentire proprio il bene culturale. Casa Marchitto, il sovrintendente Bonomo poco fa l'ha sottolineato, è stata sempre nel cuore di chi si è interessato di beni culturali. Nel caso mio, che è nato a Puglianello e lavorando in sovrintendenza con l'architetto Bonomo e con gli altri colleghi, l'attenzione è stata sempre massima. Ma questa attenzione è servita a sensibilizzare per il passato le amministrazioni comunali, a prescindere dal colore politico, a sensibilizzare le coscienze, perché questa struttura poi diventasse patrimonio di tutti e diventasse patrimonio d'eccellenza di tutti. Il sindaco stasera ha fatto una promessa, a chi aveva qualche dubbio ha fatto una promessa, io mi auguro che questa promessa venga mantenuta, sono convinto che la manterrà, che si faranno solamente eventi di eccellenza. Evidentemente partiamo con il piede giusto. Stasera l'evento non sta a me giudicarlo, io penso che potrete giudicarlo voi dopo, della mostra di Angelo Cascello, opere 1993-2016. Da parte mia non c'è un giudizio perché può sembrare di parte, siccome è stata curata da me e da Massimo Bignardi, siccome l'ho voluta fortemente, l'ho proposta con forza al sindaco, ma con forza significa che il sindaco era già cosciente e convinto di tutto questo, tant'è che l'ha accettato con piacere. Io spero che sia di gradimento anche della comunità, possa piacere alla comunità, ma soprattutto spero che diventi, sicuramente lo diventerà, penso, elemento catalizzatore per il territorio sull'arte contemporanea.
ho l'obbligo di chiamare il maestro Cascella che è qui con noi stasera e l'altro curatore, o meglio il vero curatore sotto l'aspetto scientifico della mostra, che è Massimo Bignardi, professore a Siena di critica d'arte contemporanea. Prego. Noi ci rivediamo a distanza di un anno, perché lo scorso anno proprio a Puglianello avviammo la presentazione del libro dedicato alle opere di arte ambientale di Angelo Cascello, e partivamo da Puglianello per il simbolo che Angelo ha creato per i martiri di Puglianello, ma soprattutto per la comunità. Ecco, quel fiore per Puglianello avviava un percorso di, potremmo dire, di rigenerazione. Oggi Casa Marchitto ne dà conferma di quello che è l'operato di una comunità. Io devo dire, ogni volta che vengo nel Beneventano resto molto colpito, e per le capacità, per le attitudini, ma soprattutto per l'attenzione nel dialogo territori con arte contemporanea. Basti guardare un po' intorno, dal museo di Solopaca alla grande scultura, o comunque al grande intervento di Palladino su i monti e gli altri che sono diffusi nel territorio, per rendersi conto di come questo territorio è sensibile. Angelo Cascello è una frequentazione mia quasi quotidiana, insomma, diciamo che abbiamo un rapporto giornaliero. Quello che con Ferdinando abbiamo proposto nelle sale di Casa Marchitto è un percorso soprattutto pittorico, anche se Angelo ci ha tenuto a mettere dei punti di evidenza nel percorso nel giardino, ma anche all'interno e sulla terrazza esterna alla costruzione, alcuni segni delle sue sculture. Ma il dato fondamentale di questa mostra è la pittura. Noi abbiamo voluto così, con Ferdinando, rendere omaggio ad un artista che è partito con il segno più elementare, quello, diciamo, di disegnare sulle pareti dei tracciati di esistenza, ed è arrivato poi nella conclusione della sua esperienza, voglio dire pittorica, di questi anni, a ritrovare il senso della natura, quindi il rapporto con il mondo dell'agricoltura, con le sue origini. A Puglianello potevamo dedicare semplicemente il riconoscimento di una terra idealmente bella, significativamente profonda ma autentica. Questa è forse probabilmente il segno di questi dipinti. Alcune evidenze particolari che sono un dato di un segno costruttivo, di un'ombra che si ritrova come forma di luce, ma soprattutto l'idea di mettere nella pittura il suo senso più immediato, quello poetico. D'altra parte, poi fare il pittore non è una cosa semplice, fare l'artista non è una cosa semplice, però c'è una grande responsabilità. Come Casa Marchitto è il segno di una tradizione, di una cultura, ma soprattutto, diceva bene il sovrintendente, di un'idea di futuro. Insomma, la comunità si dà una struttura per guardare al futuro, la consegna ai suoi giovani. I pittori, gli artisti, gli architetti non fanno altro che creare delle opere per consegnarle al futuro. Ci auguriamo che il tragico evento di Monaco, che segna ancora in una settimana di dolore, ricordiamo quella di Nizza, ma ricordiamo tutte queste che in quest'ultimo periodo ci hanno seguito e ci hanno segnato. Ma la cosa importante è che ricordiamoci che, in fin dei conti, voglio dire, la speranza che ci mette un artista, una speranza che ci mette un popolo, una comunità, è di guardare che alzandosi l'alba, quest'alba ci porti una serenità maggiore. E beh, questo è l'augurio che io do al futuro di Casa Marchitto, ma soprattutto a tutta la comunità di Puglianello. Posso dirvi solo grazie, grazie a Torino Bartone, grazie a Ferdinando Creta che in qualsiasi occasione mi fa prigioniero, grazie al mio amico Massimo Bignardi. Devo dire che il rapporto che Puglianello, come raccontava già il sindaco prima, è iniziato molti anni fa, e devo riconoscere che non mi finisce mai di stupire questo luogo per il coraggio. E stasera io credo che sia un momento veramente straordinario per voi che abitate in questo posto. Questo dimostra quanto la volontà, la cultura, l'intelligenza, la sensibilità e, perché no, anche la caparbietà poi fa venire fuori l'argenteria che noi abbiamo qualche volta dimenticato nei cassetti dei nostri mobili antichi. Ecco, questo è un momento di grande splendore. Io posso dire solo grazie di essere stato qua invitato e partecipare a questa bellissima festa.
Vi ringrazio tutti. Grazie, grazie, grazie. Ci sono amministrazioni che godono di malafama e giustamente perché fanno poco e non riescono a attingere i fondi di quei debiti, che possono realizzare invece condizioni come queste, lubrificare al meglio e rigenerare una realtà. E questo è sintomo di accortezza di chi gestisce, in questo caso il sindaco, l'amministrazione comunale Puglianello, in modo tale che la gente possa ritemprarsi e rispecchiarsi nelle istituzioni come tali. Quindi la distanza tra istituzioni che fanno poco e cittadini si recupera così, attraverso questa attenzione debita in un restauro di un'opera, diciamo, monumentale che era lasciata là a caso nel disagio e nell'indifferenza generalizzata. Così invece c'è un ripristino e dice la verità, insomma, c'è un rincuoramento dell'intera popolazione di questa casa di Puglianello, non soltanto di Puglianello, perché apprezzabile l'opera e così come è stata risegnata. Sindaco, una nuova perla del Sannio che sicuramente può far parte di un tour che si potrebbe realizzare, lei anche in campagna elettorale l'ha detto, ed è una delle priorità che intende perseguire, un vero e proprio treno dei desideri che diventa realtà qui nel Sannio. Guardi, la difficoltà che noi abbiamo come Sannio e come Benevento qual è? Che se tu inviti un amico a venire da noi, dici accipicchia che bello. Il problema è che se uno deve venirci e scegliere nel manuale o nell'agenda degli itinerari, non sceglie Benevento nel Sannio. Noi bisogna fare in maniera tale che questa Sannio e questa realtà beneventana sia riconosciuta e riconoscibile, in modo tale che uno possa scegliere tra Siena e Benevento, perché Benevento e il Sannio sono tra le cose più apprezzabili e di godimento dal punto di vista estetico, culturale, paesaggistico, archeologico, pensando ad esempio a Pietraroia, insomma ci sono una serie di cose che nessun'altra provincia in realtà italiana hanno in alcune circostanze. Quindi questo riverbero, nel momento in cui trova una forma di efficiente circuito, e secondo me insomma, può dare parecchio alla Sannio. Dobbiamo tutti quanti lavorare con i sindaci e spero che si possa concordamente fare quest'opera di ricostruzione, di riattivazione, di un modo con il quale ci sia questa rinnovata fonte per zoomare sulla realtà sannita, in questo caso Puglianello, nel caso diverso Benevento, altre realtà insomma splendide che esistono nel Sannio.
Bravo.